ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo video della Road to Bannerlord. Oggi in particolare ci occupiamo della Invasion Mode che hanno aggiunto a Mountain Blade Warband in beta in questi giorni e poi dopo verrà rilasciata ufficialmente. Lascerò in descrizione anche il codice per entrare nella beta e poter provare in anteprima questa modalità. L'unica cosa è che non si trovano ancora dei server che hanno questa modalità, quindi bisogna farsi un po' dei server privati, magari se si vuole provare con gli amici. Io in questo caso ve la mostrerò con un server personale, che creo io e quindi ci sarò online soltanto io. Proprio per questo ho messo modalità facile, perché essendo da solo sarà molto più complicato resistere alle wave. L'Invasion Mode infatti è una modalità cooperativa per PG, cioè per giocatori, i giocatori saranno in modalità cooperativa per sconfiggere delle wave sempre più difficili di nemici che vengono selezionati in base all'opzione che è stata fatta qua. Io ho messo fuori legge per ora perché mi sembrano quelle un pochettino più facili da counterare, soprattutto per quanto riguarda gli attacchi dalla distanza, e ho messo invece per quanto riguarda il mio equipaggiamento il Kingdom of Nords, che come corpo a corpo sono molto ben messi. Qua mettiamo una password, non so come mai la toglie sempre ogni volta che scrivo qualcosa, e farei che iniziare. Allora, in questa mappa in particolare abbiamo anche i companion, come avete potuto intravedere per un attimo, che collaboreranno con noi. Partono dal livello 1 e poi ognuno livellerà e diventerà più forte, quindi migliorerà anche il suo equipaggiamento. Allora, io metterei... lui e qualcuno di ranged magari. Bows e throwing. Ok, allora lui lo metterei appunto come uscarlo, mentre l'altro lo metterei come arciere. Possiamo appunto scegliere, selezionare la loro modalità e altrimenti la modalità di default. Così, done, per loro è a posto, il mio equipaggiamento per ora va bene così e partiamo quindi per l'avventura. Allora, direi di scendere di sotto, visto che la prima wave arriverà laggiù in fondo, dove appunto c'è quel segnalino fatto apposta. E quindi dovremo cercare di sopravvivere a wave sempre più difficili, che saranno, se non sbaglio, in una dozzina, non lo so, una cosa del genere. Ho potuto provarlo da poco perché appunto è appena stato rilasciato, quindi direi che adesso andremo anche a sperimentare un po'. Partiamo easy perché tanto sono dei banditi base proprio. Ok, allora aspettiamo la seconda wave. Intanto vi racconto un po' come funziona. Ci sono delle wave in particolare che avranno dei nemici più forti che lasceranno delle ceste. Le ceste hanno dei bonus particolari che vengono resi disponibili sia per noi che per i nostri companion. Possiamo scegliere poi dopo a chi verranno dati. Potevo forse migliorarmi la corazza nel frattempo con i soldi che ho guadagnato. E niente, mi pare che inizino dalla quarta wave o dalla quinta wave questi nuovi, però viene comunque comunicato dal gioco. Ah, l'Esalite è salito di livello, come potete vedere, perché ha cambiato il suo equipaggiamento. E Veosta of Usiatra Approaches vuol dire che forse nella prossima wave, non in questa ma in quella dopo, ci sarà questo primo nemico più forte. No, forse anche questa, sì, ottimo. Questa? Posso esagerare? L'ultima? No, ok, l'ultima è un po' esagerato. Però magari riesco a migliorarmi l'elmetto, sì. Gli stivaletti ultimi no. Vabbè, così. Ok, è già molto meglio. Proprio qua dietro, non avevo fatto caso dove arrivavano. Ah, è questo allora forse il primo a dropparci oggetti.
Adesso vedremo tra un attimo. È morto il nostro companion, credo. Allora, sì. Ci ha droppato una cesta. Allora, Blood Drain Throwing Knives. Recupera vita al, a chi lancia. Allora, lo darei, e quindi a lui che è rimasto. L'Esalit è l'unico che è rimasto. Cambia lo schieramento. No, non so perché dovrebbe essermi utile. Ah no, è tornato Baeshtur. Ok. Due ceste sono spawnate, se non sbaglio. Sì. Ok, dall'altro lato. Non so perché dovrebbe essere interessante quell'oggetto. Cioè, se lo do a un companion cambia schieramento e quindi inizio a giocare con gli altri. Potrebbe essere interessante per me, cioè nel senso che inizio poi a menare i miei companion. E sto prendendo un sacco di danni da questo tizio. Tra l'altro, se ci si mette troppo tempo a tirare giù una wave, arriva l'altra wave prima che abbiamo finito. E niente, mi hanno tirato di nuovo giù Baeshtur. Non bueno. Nell'altra che ho fatto erano durati molto di più i miei companion. Forse perché quello là era buono solo a tirare frecce, quindi Allora, c'è un nuovo host, Argo Sentinar. Allora, apriamo questa cesta e vediamo un po' cosa c'è. Displays its all health but provokes a dangerous frenzy. Non lo so, ma lo do a lui che è quello ranged. E dovrebbe essere un pochettino. Il problema è che quando muoiono i companion ripartono sempre da livello 1, se non sbaglio, infatti. E quindi è un po' un casino, perché sarà più complesso. Credo sono arrivati. Mi sono preso tanto di quel danno. No! Vediamo se il mio compagno ce la fa. Dovrei respawnare se per caso ce la fa. Cosa c'è qua dentro? Perché mi indica questa... Non ho idea. Ce la sta facendo. Ma si è bloccato là, si è buggato là, oddio. Vediamo, dai, dai, dai. Ma ho già fatto l'errore della vita cambiando equipaggiamento in quel momento. Allora, uno è andato, l'altro è andato. Restano solo più due. Occhio all'altro con le frecce. Ne resta solo lui. Mannaggia. Dai che ci arriva l'altra wave. Oh. Ok, ma non posso respawnare, scusatemi. Ah no, ok, sì sì sì, sono respawnato. Vorrei andare a vedere che cesta hanno droppato la... questi. Allora, vai lui sempre, che è quello che lancia le cose. 7 secondi, apriamo questa. Non to- ma togliti dai mezzi... Sono arrivati. Boh, l'ho dato al primo che mi è capitato perché non vedevo un Kaiser. Si fa. Guarda come si fa ammazzare. Allora, non ho visto neanche chi. Arriva adesso. Mannaggia questo super mega martellone. Ce l'ho tutti addosso io. Porca la miseria. Ok, è andato, occupiamoci di questo. Questo ci darà una cesta, vero? Ok. Elmetto dell'invulnerabilità, allora me lo piglio io, scusate, questo sono io, no? Sì.
Chi è che lancia frecce? Sono già spawnati, ma porca di una miseria. Dove sono? Ah no, non è ancora finita la wave, forse. Chi è che lancia frecce? Dov'è sto tizio? Ma adesso ho fatto il giro, ma sei idiota? Cioè, noi facevamo il giro di là. E lui faceva il giro di qua. Ok, prossimo wave è... Allora, questa è aperta, spawna qua tra l'altro la wave, quindi mi toglierei un attimo dai Kabbasisi. Più che altro perché c'è l'altro companion che mi spawna e... Allora, equipaggiamento li ho messi già tutti al massimo, credo. Sì, ho messo anche il secondo scudo prima quando ci sono morto per fare sta scemata. Secondo me è un'ottima modalità, sono con... contento che l'abbiano aggiunta perché non c'era nessuna modalità cooperativa finora su Warband. E a me piacciono un sacco le modalità cooperative in cui bisogna cercare. Ed è morto subito sto tizio, quel Baeshtur del manga. Vorrei vedere se trovo l'equipaggiamento che ho trovato prima. No, non volevo questo, porca miseria. Dammi l'altro. Scusa, ok. Insta kill. Oddio. Bellissimo, diamolo a lui. Questa l'ho già aperta. Questa l'ho già aperta. Forse era l'unica. Aperta, aperta. Non ne vedo altre qua, quindi forse sì. Tra l'altro quegli oggetti hanno davvero de delle bellissime abilità. Prima avevo trovato anche un'armatura che ti recuperava la vita. Bello, c'è un nemico dietro, tira fuori quell'arco fin tanto che è lontano, altrimenti ci muori. Managgia l'idiozia proprio di sto tizio. Mai più, mai più. Occhio che sono qua. Mi date una mano o devo fare tutto io? Questo è il motivo per cui è meglio farla con gli amici. Ma anche con gli amici comunque ci sono i companion. Anche quando si fa con gli amici, non è che perché sono da solo che ci sono i companion, è proprio una questione della modalità, un tipo... Ok, è vivo, non ci credo, è ancora vivo. Ok, allora qua hanno droppato una cesta, anche là hanno droppato una cesta. No, non mi interessa questo. Eccolo! L'armatura che recupera la vita. Yeah! Andata! Abbiamo finito la modalità. Abbiamo sconfitti, vabbè, in difficoltà facile. Anche perché ho aggiunto... Cioè, essendo da solo, ho preferito mettere in modalità facile per evitare di morirci a caso. E comunque ci sono morto a caso una volta. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questa modalità vi possa piacere. A me piace davvero tanto e non vedo l'ora di provarla con i miei amici. E niente, ci vediamo nel prossimo episodio della Road to Bannerlord o nel prossimo episodio che deciderete di vedere. Io sono MazzTess, vi auguro una buona giornata, delle buone vacanze e buona vita. Ciao!